Salve a tutti ragazzi, ecco questo nuovo video, appunto come vedete siamo nell'Alpental Map, e sì, appunto Pro Farming, stagione 4, e sì, video per il contest di agromoderni, infatti come vedete siamo qui nel 30° salvataggio per il contest, e ecco, con le sue mod siamo, appunto sì, ecco, siamo qui. E sì, appunto adesso inizio col farvi vedere un pochettino le mod che già abbiamo comprato in possesso già da agromoderni negli scorsi episodi. E adesso usiamo tutte le sue mod. E per ora abbiamo co già comprata. Abbiamo comprate, come vedete, abbiamo il nostro possesso. Abbiamo questa seminatrice per il mais barbabietole, abbiamo il rimorchio per la paglia, questo per l'alimentazione delle mucche, poi abbiamo un voltafieno, un piccolo voltafieno, un piccolo ranghinatore che penso che cambieremo, che lo venderemo in questo video. Poi abbiamo, come vedete, un'irrotatrice con un peso, poi abbiamo la botte per il carburante, abbiamo la nostra bellissima Jaguar, abbiamo poi due carri, uno randazzo e uno tebbe, poi abbiamo un vaia per il liquame, abbiamo un merlo, questo per i cereali, poi ecco abbiamo qualche trattore, ecco abbiamo anche la car, poi abbiamo, vedete, la barra questa qui, abbiamo anche questa per le mucche, per il latte, la Volvo, un John Deere, ecco poi abbiamo anche la 560 Montana, un piccolo estirpatore, un GCB, abbiamo poi un randazzo, questo è un aratro, un motro aratri, un John Deere, un bellissimo John Deere 7310, poi il peso, un Fendt 516, abbiamo poi la camera, due pale, poi ecco abbiamo la nostra falciatrice, la barra, la New Holland da mais. Questi sono i mezzi che già abbiamo trovato, che ho trovato già comprati da Agro nel 30° salvataggio. Come vedete abbiamo poi 99 galline, arriviamo a 100, va? 52 pecore e 52 mucche, ecco, questi sono tutti quelli che abbiamo già adesso trovati. E come vedete, sì, per ora c'è solo da trebbiare, quindi direi di iniziare a trebbiare. Abbiamo 4, 1 e 2, cam 3 campi, numero 1, 2, 4, tutti di orzo, quindi abbiamo molto da trebbiare. E ecco, come avete visto, siamo in compagnia di un altro operaio, Fede99, ed ecco. Allora, prima di tutto andiamo a prendere il nostro bellissimo man, già al campo, la Jeep, eccola qua, la Jaguar, no, ops, eccolo qui, e ecco lì c'è l'operaio appunto che sta trebbiando, però trebbieremo solo questo campo, con gli altri due no, perché sennò stiamo qui tutta la giornata a trebbiare. Quindi ecco, partiamo con questo campo. Poi lo ranghineremo, però compreremo un ranghinatore più grande, penso, non penso, sei sicuro, e raccoglieremo la paglia. Comunque ecco, adesso partiamo qui un pochettino a trebbiare, sì, andiamo così con la nostra 560 Montana. Eh sì, possiamo partire. Oh,
Bene ragazzi, come avete visto abbiamo anche terminato di trebbiare questo campo molto grande di orzo e sì, ecco, adesso abbiamo finito l'ultimo pezzettino, spero che ce la facciamo, no spero, ce la facciamo, ora sono pieno, quindi svuotiamoci. Ed ecco, come vedete c'è molta molta paglia, infatti adesso appena finito andrò a prendere il ranghinatore e direi, no, no direi, lo vendiamo, compriamo uno un pochettino più grande così facciamo anche prima. Certo, se raccogliamo la paglia senza ranghinare ci vorrebbe un anno perché come vedete c'è molta paglia. Sì, quindi appunto, ecco, finito questo pezzettino piccolo piccolo, dai dai dai, sì, lo compriamo così tanto i soldi ce ne abbiamo, come vedete abbiamo, adesso togliamo questo, abbiamo 321.000 euro, quindi ne abbiamo, quindi andiamo subito a comprarlo. Ecco qui, finito, adesso lo lasciamo un attimo in mezzo e andiamo subito a comprare con il nostro bellissimo Fendet 516. Prima di tutto vendiamo quella vecchia, quindi la portiamo al negozio. Allora, regoliamo qui, bene. Aspettate un attimo. Bene. Allora, qui ho lasciato questo in mezzo, però vabbè, adesso sperando che riesco a uscire da questa maledetta porta, perché se no, no, vabbè, comunque prendiamo quello originale di ranghinatore e sì, lo vendiamo così compriamo quello più grande. Poi ecco, raccoglieremo anche la paglia che ce n'è molta. Adesso io non so quello che è successo. Sentite, cambiamo trattore prima che, ecco, lasciamo perdere. Prendiamo un, eccolo, questo qui. Questo qui, sperando di non creare altri problemi. Allora, vediamo bene. Oh, questo almeno va meglio. Allora, ecco il ranghinatore, quello vecchio, quello più piccolo. Spero che daranno almeno un pochettino di soldi. Allora, il negozio è il campo numero, vicino al campo sul numero 6. Sì. E quindi adesso lo portiamo, eccolo qui, che ce l'abbiamo fatta. Lo portiamo direttamente a vendere al negozio, ma appunto sì, come vedete è molto piccolo, quindi facciamo bene a venderlo perché se no sarebbe stato un impiccio. Adesso scusate se non ritrovo il punto, ma ci vediamo al negozio. Bene, allora siamo arrivati anche al negozio, quindi lo vendiamo, eccolo qui, 17.000. Scusate, e sì, compriamo. Allora, andiamo avanti. Trebbiere, cassoni, coltivatori. Eccoli qui. Prendiamo, no, questo qui. Questo era quello di prima. 51.000 euro. Vabbè, va bene, va bene. Eccolo qui. Nuovo. E ora andiamo ad ranghinare il campo che abbiamo appena trebbiato. Poi ci sarebbe anche da trebbiare altri due campi che sarebbero il numero 2 e il numero, mi pare, 1, sì, penso di sì, sempre orzo. Però adesso non li trebbiamo, quindi passiamo subito ranghiniamo direttamente il 4. Adesso dico a Fede. Allora, adesso lui porta il raccoglitore paglia per il foraggio, il cassone foraggio.
Speriamo che ce la facciamo a ranghinare questo campo che è molto lungo, molto grande, molto esteso. Allora, prima di tutto, bene, attenzione. Oh, com'è? Questo pezzo non c'è paglia, però vabbè, qui sì. Forse è un po' squilibrata questa. Vabbè, comunque adesso facciamo così. È sempre tanto, facciamo così. Allora, regoliamoci con il limiter, così facciamo prima. Ecco lui pronto con il GCB Fast Track, molto bello. Sì, appunto, come avete visto, ci abbiamo messo un bel pochettino a trebbiare questo campo. Eh sì, visto che non è un campo piccolo, di media o grande estensione, però anche la trebbia non è di quelle più grandi, vabbè, però fatta bene, carina. E sì, comunque adesso ranghiniamo il più possibile. Guardate che bello, proprio perfetto. Ed ecco, ben adesso prendiamo queste piccole queste strisce. Stiamo attenti a non ne lasciare anche i pezzi, perché sennò dopo diventa un pochino complicato. Bene, abbiamo anche terminato di ranghinare questo maledetto campo. Adesso Fede sta con Fede 99, lo sta raccogliendo, gli sta raccogliendo la paglia, appunto. Allora, adesso metto il John Deere qui e andiamo, direi, visto che il campo è stato trebbiato, abbiamo ranghinato, adesso Fede continua a raccogliere la paglia, sì. Io adesso prendo la botte, quella lì, adesso non mi viene in mente il nome, però ecco, la prendo e appunto dovrebbe essere già piena, però la prendo così diamo un pochettino di concime al campo di adesso, quello che ci stiamo lavorando. Come vedete dentro adesso è finito un pochettino tutto, vabbè, però alla fine, ecco, 100% già, quindi tutto già stato riempito. E bene, allora, attenzione, le galline potrebbero. Vabbè, ormai ciao, sono morto, ho investito. Allora, sperando che sopra la paglia. Bene. Ah, che schifo, sporchiamo anche la strada. Vabbè, comunque, come vedete, va bene. Ne esce un pochettino troppa, direi, perché. Ah, vabbè. Comunque la striscia è un pochettino piccola, direi, però ci accontentiamo. Almeno qualcosa è. Guardate. Guardate voi che roba. Proprio come sa che al posto di un campo diventa
come dire, qualcosa di peggio. Non voglio adesso dire sciocchezza. Come vedete, la striscia non è un granché, però vabbè, va sempre bene. Adesso Fede 99 sta raccogliendo e vedete sta creando dei mucchi di paglia, così facciamo prima, poi ve la leveremo, la toglieremo. Abbiamo anche del silavo nei silos, che forse poi andremo al biogas con la Volvo a venderlo, però prima finiamo di concimare questo schifoso campo, che se no non rende niente. Allora ragazzi, brutta notizia, e appunto il liquame è finito e quindi il campo, cioè adesso è rimasto solo il 45%, ma ancora c'è più di metà campo, che quindi purtroppo è finito. Vabbè, tra poco ne rifaranno altro delle mucche, come vedete qui c'è silato, e appunto ecco, vabbè, comunque abbiamo fatto un pochettino di cose, appunto questo video fatto per il contest di Agromoderni, lo ringrazio pure, e ecco, spero che appunto vi sia piaciuto, e così mettete mi piace, ed ecco che dirvi, appunto lo termino qui, ecco, e quindi niente, ciao a tutti, al prossimo video, ciao ciao.